La settima giornata del campionato Berretti, Larezzo che fino a questo momento in casa le ha vinte tutte, ha superato Lupa Roma, Olbia e Livorno, quest'oggi derby con il Siena, al contrario in trasferta la squadra di Abruscato, fin qui è stata battuta a Pistoia 2-1, a Prato 4-0, a Gubbio 2-0, dunque una squadra che sta mostrando due cammini completamente diversi. Marzicano, ce ne sono tre in mezzo. La conclusione, il gran gol di Gisti, una prodezza da parte di Gisti che si è coordinato benissimo e dopo 5 minuti porta in vantaggio l'Arezzo. Grande merito di Marzicano che prima ha recuperato, poi è partito, ha fatto partire questo traversone e Gisti davvero con questa mezza acrobazia. Attenzione a Giannischi, Giannischi verso Filipovic, tutto solo, c'è il pareggio del Siena al minuto 24, il pallone è passato e anche Filipovic è riuscito a farlo passare. Ancora il pallone che arriva dentro l'area, gol 2-1 per il Siena. C'è stato in mischia questa deviazione di Taddei. Taddei dunque ha ribaltato, fermato, poi Cavanelli, attenzione Garbinisi, Garbinisi, Crisci, salvataggio, gol incredibile, incredibile gol subito dall'Arezzo. Crisci con la deviazione in extremis tentata da Barellini, cerca il dribbling, ancora Metolli largo, azione di pazienza dell'Arezzo. Gisti, parte il cross, colpo di testa in rete ed è il 2-3. L'Arezzo riesce a ridurre le distanze con questo colpo di testa vincente da parte di Rampelli, che ha trovato la deviazione vincente che ha sorpreso San Filippo. Mancano 2 minuti, anzi erano 4 quelli di recupero, quindi ne mancano 3 ancora. 46esimo, Arezzo 2, Siena 3, Arezzo che prova a rincorrere, Gallorini dentro la radicola, c'è Bonfini, colpisce di testa e c'è il pareggio di Bonfini proprio al 91esimo, il giocatore è entrato dalla panchina, è salito in cielo, ha preso l'ascensore, ha mirato l'angolo lontano e l'Arezzo trova il 3-3 proprio al 91esimo. L'Arezzo riesce a rimontare 2 gol al Siena. Alla fine il cuore dell'Arezzo è stato premiato nel recupero, una gara strana, l'Arezzo l'aveva cominciata molto bene, un bel gol fino al primo gol del Siena, no? Poi lì forse qualche leggerezza anche difensiva. Beh, così a caldo difficile la lettura, quello che posso dire è che sicuramente nel momento migliore nostro della gara abbiamo preso un gol sempre per leggerezza, per errori che facciamo noi in uscita. Ma questo ci sta, perché questa è una cosa che chiedo io ai ragazzi, di giocare sempre il pallone a prescindere dall'avversario, a prescindere dal campo, a prescindere da qualsiasi cosa. Il calcio è giocare a pallone, non a lanciare o a buttare i palloni all'insù. È un'idea che non condivido assolutamente, quindi la mia squadra voglio che giochi a calcio, che produca e che produca azioni su azioni. Però come sempre nel calcio chi gioca è sempre più, diciamo, predisposto al contropiede avversario. L'unica arma oggi della squadra avversaria, fatta molto bene, era contropiede, lanci lunghi su queste due punte molto veloci e accorciare molto bene con i loro centrocampisti e non ci facevano ripartire facendo fallo, quindi una squadra anche intelligente. E abbiamo subito questo, non abbiamo più macinato il nostro gioco come sappiamo fare, abbiamo subito l'avversario emotivamente. Credo che oggi questo punto sia guadagnato a livello emotivo, a livello di autostima, di reazione. La squadra sa che ci sono anche altri tipi di giocate per riuscire a fare gol. L'ha fatto con il subentro di giocatore della panchina, quindi c'è stata una reazione, questo è quello che contava. Vedere una squadra che alla fine da un 3-1 siamo riusciti a pareggiarla.